E buongiorno a tutti, buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno. Oggi giornata ricca, discussione corposa su Assassin's Creed, perché ci sono state un mucchio di notizie che hanno susseguito l'annuncio bomba, ovvero 15 maggio, ore 18, reveal trailer che dovrebbe essere il classico trailerone in computer grafica di Ubisoft. Probabilmente il gameplay lo vedremo più avanti. Qui è proprio l'annuncio. Dici proprio zero gameplay subito, così la spari? Secondo me sì, perché loro comunque tendenzialmente fanno sempre il mega annuncione, anche se lo agganciavano no, alla conferenza Ubisoft, e poi ti ricordi in una delle conferenze dei produttori facevano vedere il gioco giocato. Li fanno vedere le cose. Esatto, quindi secondo me qui cambiando le cose siamo abbastanza in anticipo, parliamo appunto 15 maggio ore 18, ci sarà questo reveal trailer che per me, poi spero di sbagliarmi, sarà un trailerone quello super figo, e contemporaneamente c'è stato il reveal di quello che fino ad oggi era conosciuto come Codename Red, si chiamerà Assassin's Creed Shadows, ombre, quindi al plurale. Finalmente nome definitivo di questo nuovo gioco che dovrebbe essere, no, è al 100% il primo Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale. Bravissimo. Che si ficca proprio in scia di Ghost of Tsushima e l'atteso Ghost of Tsushima 2. Sarà una bella sfida, esatto, perché non è impossibile, anzi è molto credibile che probabilmente già lo showcase di Sony o comunque quest'estate, tra i vari annunci che Sony deve fare per ridare forza e vigore alla sua PlayStation 5, deve, ci possa essere il nuovo Ghost of Tsushima, e potrebbe essere una sfida tutta giapponese tra Assassin's Creed Shadows e questo fantomatico Ghost of Tsushima 2, o come si chiamerà, dopo che tra l'altro per un gran periodo è sempre stato detto Ghost of Tsushima è proprio quell'Assassin's Creed in Giappone che non c'è mai stato e che invece paradossalmente adesso sembra arrivare. Tra l'altro il legame col Giappone è molto particolare in Assassin's Creed, perché chi ha memoria molto lunga, proprio mi sembra nel secondo Assassin's Creed Desmond Miles trovava, o forse addirittura nel primo, trovava questi ideogrammi scritti nella cella dove era tenuto prigioniero dall'Abstergo, sotto osservazione, insomma, così via. E quindi per tantissimo tempo si è parlato di un Assassin's Creed ambientato in Giappone, abbiamo dovuto aspettare praticamente, non lo so, 15 anni prima di vederlo. Aggiungo un altro elemento, poi ti faccio un po' parlare perché voglio sentire la tua. Si vocifera già anche la data di uscita, perché è un leak in realtà, però un leak molto credibile, perché in pratica Ubisoft ha fatto un po' questa cazzatina di lasciare visibile la descrizione del video, perché è già in premiere il video su YouTube, e si leggeva disponibile dal 15 novembre, che è una data super credibile, perché la classica data di novembre di Assassin's Creed e cade di venerdì, che è il giorno in cui solitamente escono Assassin's Creed, quindi insomma probabilmente è molto vero, diciamo che ci crediamo a questa data, non è un leak così privo di fondamento. Ubisoft quando deve fare queste cose è incredibile, veramente è una roba imbarazzante. Allora, ti piace l'idea dell'Assassin's Creed in Giappone? Ti piace quello che insomma si crederà essere questo Assassin's Creed Shadows? Assolutamente, sì, mi piace da morire, spero che venga fatto con la giusta cura. Tra gli ultimi Assassin's Creed ce ne sono certi che mi sono piaciuti tantissimo. Origins ancora è uno degli ultimi, dai, non è più nuovissimo, ma è uno degli ultimi, e per me Origins è probabilmente l'Assassin's Creed più bello, no? Con Black Flag, o il primo, che comunque ha una sua importanza. Sicuramente a livello di gameplay sono molto d'accordo con te, sia Black Flag che Origins sono degli Assassin's Creed più completi del primo, che è vero, il primo ha fatto la storia, però a livello di gameplay aveva le deficienze. Però quell'ambientazione lì ancora oggi fa venire i brividi, no? Vero. Perché il primo Assassin's Creed è proprio ambientato nella notte dei tempi, e questa roba qui mi fa veramente godere da impazzire. Vorrei che tornasse un po' a quell'origine. Però il Giappone, ragazzi, ci abbiamo una fame di roba giapponese così fatta bene, ce lo dicono anche, no, le vendite di Tsushima, che ha anche una bella trama, però in fondo come gameplay anche Tsushima è, io come dico sempre, un Assassin's Creed col rossetto, no? Speriamo che riesca Ubisoft anche a valorizzare il suo prodotto con un bel prodotto e che possa mettersi su quel livello là. Io sono super d'accordo con te, tra l'altro io sono beccandomi le ire di tutti i giocatori, sono sempre stato fra i più critici di Ghost of Tsushima, dicendo che dal mio punto di vista a livello di gameplay Ghost of Tsushima è un vecchio Assassin's Creed, laddove
o la trilogia, quella ridicola, la trilogia della ripartenza, Origins, Odyssey e Valhalla, sono degli Assassin's Creed che hanno saputo rivoltare come un calzino quelli che erano le fondamenta di Assassin's Creed, facendolo diventare molto più in linea con il gameplay moderno degli action RPG. Insomma, sono state fatte tante introduzioni con Origins, è stato un bel cambio di passo, laddove appunto Ghost of Tsushima rimaneva molto più ancorato a i vecchi Assassin's Creed come erano fatti a livello strutturale. Quindi è anche, sono molto d'accordo con te, perché è molto interessante vedere cosa riuscirà a mettere di nuovo Ubisoft all'interno della sua saga, perché ricordiamo che questo... di un battimento, Pier, secondo me una volta che vai nel Giappone feudale devi cambiare, lì devi fare qualche cosa di più, no? Sì, sono molto magari meno schematico, un po' più libero. Potrebbe essere l'occasione, il Giappone feudale, per rivoluzionare il sistema di combattimento, che il sistema di combattimento continuava fra virgolette a soffrire da quella meccanica appunto un po' action RPG, come era successo anche con, per esempio, con The Witcher, cioè poca sensazione di colpo lì, dove fondamentalmente poi arrivavano i Souls-like, che comunque davano molto più il combattimento tattico, molto più la tecnica, lì dove invece chiaramente Assassin's Creed, essendo il concettamento un po' più per la massa, era molto più leggero. E qui c'è il momento, non ha mai deciso davvero cosa fare. Bravissimo, no? Sono super d'accordo con te. Qui quindi si giocano tanto, perché prima di tutto ricordiamo un Assassin's Creed che arriva a tanti anni di distanza dall'ultimo capitolo grande, che è Valhalla, che credo segnerà i 3 anni di distanza grande, da... io direi anche troppo grande, troppo grande, perché c'è stato giusto la parentesi di Mirage, che però è stato un Assassin's Creed furbo, una quasi un remake del primo Assassin's Creed come concetti, cioè un'esperienza molto più lineare, molto più breve, proprio quasi uno spin-off praticamente. Questo invece è il nuovo capitolone. Tra l'altro ti aggiungo un altro elemento, Fra, che dimmelo. Che è uscito fuori, che sembrerebbe che Ubisoft voglia fare veramente un grande salto in avanti, e questo sarà il primo Assassin's Creed che taglierà i ponti con PS4 e Xbox One. Sarà solo next gen. Che possa essere il vero Assassin's Creed next gen. Sarà il primo Assassin's Creed next gen, PS5, Xbox Series e PC. Anche questo dà concettualmente l'idea di un Assassin's Creed grosso e che tagli i ponti col passato, anche perché rinunciare altrimenti a PS4, Xbox One se devi fare se meccaniche quello grosso, abbiamo pochi dubbi, no? Non è un altro Mirage, no. Questo è un Assassin's Creed di quelli grossi. Anche lì, nelle dimensioni, il problema di Assassin's Creed è proprio il gigantismo, quindi bravo. Speriamo che non che sia un prodotto asciutto come Mirage, ma che sia un prodotto che duri quanto dura il suo gameplay, perché sennò a un certo punto fai veramente davvero fatica ad andare oltre. Valhalla, quando scoprivi che c'era il Valhalla, che era praticamente l'equivalente del gioco normale, ti prendeva lo sconforto, non era nemmeno più divertente. Secondo me anche Origins a un certo punto diventava super rarefatto. Però potevi andare molto più dritto, più sparato, no? Sì, sono molto d'accordo con te. Esatto. Cosa vuoi da questo che, ripetiamo, Assassin's Creed, hai detto benissimo te, ma Shadows sarà chiaramente l'Assassin's Creed gigante, open world puro, col mondo gigantesco, con 100.000 quest secondarie, 1 miliardo di collezionabili, bollini dappertutto sulla mappa. Questo ti chiedo, esatto, cosa vuoi? Vuoi, cioè, speri che facciano tesoro dello tsunami Elden Ring, o vuoi che rimangano fedeli a quello che poi è la formula di Assassin's Creed? No, io vorrei fossero più coraggiosi in generale. Non è che devono rinnegare il prodotto per tutti, perché non sono un pazzo, è logico che quella roba lì la devi fare, però bisogna, secondo me, prendere in considerazione che quel tutti include anche molta gente che ha voglia di qualcosa di diverso. Quindi per me più osano e meglio è. Ma non oseranno. Non è rischioso. Speriamo, cioè, che osino il minimo. Però questo dico, tu ti aspetti la rivoluzione o comunque un tentativo? No. L'innovazione, no. Però te l'aspetti l'innovazione? Un minimo verso una direzione. Perché comunque anche loro l'hanno capito che la formula ha bisogno di una taratura diversa. Lo hanno capito. Sì. Eppure Mirage è stato furbo, tu hai detto furbo, ma secondo me è stato anche un po' un test, no? Secondo me il franchise andrebbe gestito molto molto meglio, è gestito male. Perché? Dimmi, spiegami. Vorrei una direzione, vorrei anche più coraggio, anche per come assemblare le cose. Io mi sogno sempre questo Assassin's Creed Abstergo, che è strutturato come Phantasy Star Online. Ogni piano dell'Abstergo ci sei te che interagisci con 15-20 altri dipendenti, ti ficchi nell'Animus, scegli quale gioco giocare in cloud e puoi creare nuove robe anche per gli Assassin's Creed vecchi. Anche per la monetizzazione.
monetizzazione è figo. Sì. Una roba che dici, oh wow, una scossa a livello di gameplay, vorrei una roba che possa accontentare anche chi si vuole perdere nel gigantismo in mille cose uguali. Però secondo me, se loro hanno 30 ore di gameplay, non me ne puoi mettere 90. Devi fare un gioco da 30 ore. O da 40. È molto interessante quello che dici, e io rispetto a te sono più reazionario e forse ho anche le idee meno chiare, nel senso che io forse un po' per abitudine, visto che è passato tanto dall'ultimo Assassin's Creed classico da Valhalla, forse un po' vorrei quell'Assassin's Creed molto familiare, cioè un po' rassicurante, bravo, però. Un po' sì. L'Horizon Forbidden West degli Assassin's Creed, cioè quella roba lì dove in alcuni punti vanno nettamente a migliorare, e rispetto ad Horizon, qui mi trovo molto d'accordo con te, cioè siano bravi a dirti, guarda, vuoi andare dritto e goderti una super storia? 25 ore, 20-25 ore. Poi se vuoi e ti piace l'Assassin's Creed e ne vuoi fare 70 ore a raccogliere piume e spighe e riso, vai pure, perché c'hai per come perderti. Un po' la GTA, però... Spero tanto che siano bravissimi a fare tesoro di quello che hanno introdotto con Valhalla, che Valhalla mi piaceva questo concetto, come si dice in gergo, theme park, cioè parco a tema, cioè entravi nella regione nuova, avevi tutte le quest, molto alla World of Warcraft, avevi tutte le quest nella regione. Mi con piaceva la... anche, a me non è dispiaciuto, devo dire che le singole storie delle regioni erano alcune bellissime. Ed è un peccato che ce n'erano troppe. Bravissimo, ecco, qui ti voglio, cioè a me il concetto che entri nella regione, ti fai una bellissima storia e... Poi a un certo punto tu l'hai finita la regione, se vuoi puoi andare oltre, oppure se vuoi rimani lì a girartela fino allo sfinimento. Però io che non ho 100 ore a disposizione mi faccio questo theme park, questo parco a tema dove mi sposto di regione in regione e do una storia autoconclusiva. A me quell'idea piaceva, ma come dici bene te, cioè ognuna di quelle 10 storie, 8 storie devono essere perfette, devono essere la perfezione. Poi è quello, è concentrare un po'... Anche per non disperdere i soldi, perché 10 quest, io mi ricordo sempre a Syndicate, no? Quello nell'epoca vittoriana, che quella aveva delle potenzialità, avrebbe avuto straordinarie. C'era la quest, quella là di Jack lo Squartatore, mamma mia, dicevi che bello, hai fatto a pugni, sei andato nel treno, che è la tua base mobile, aveva un sacco di cose belle. Poi la quest e Jack lo Squartatore erano 4 passaggi, micragnosi, ma dici, non me perché? La fare, no? Esatto, mi dà ancora più fastidio. Bella. Sono d'accordo, io su questo spero tanto che siano bravi lì, no, non mi aspetto, cioè ecco, forse da un lato non vorrei che diventasse, che facessero troppo tesoro dello tsunami Elden Ring, perché io voglio quella cosa rassicurante, l'Assassin's Creed a un certo punto. Posso sembrare reazionario, sono d'accordo, di un po' ancorato al passato, però mi aspetto l'Assassin's Creed più che una roba completamente diversa. Ma è per quello che non è che devi fare una roba. Se devi fare una roba completamente diversa, gli cambi nome. No, bravissimo. Bravo. Perché comunque la gente che ti segue vuole quella roba lì, non è che poi una nave non la puoi far sterzare di 180 gradi in 2 minuti. Pian piano le direzioni si danno, non puoi pretendere che Assassin's Creed diventi Elden Ring, sennò avrebbe un altro nome. Problema. Giusto per sciorinare qualche informazione, visto che alla fine anche Shadows, il plurale, sembra confermare questa cosa qui, chiaramente scopriremo tutto, ripeto, il 15 maggio alle 18 per il reveal trailer. Vi ricordo giusto velocemente, ricordo anche a te Fra, si è parlato a lungo di 2 protagonisti, un protagonista maschile e uno femminile. Tra l'altro sembrerebbe il protagonista maschile essere questo personaggio realmente esistito nel passato, questo Yasuke, samurai africano, che in realtà è stato, diciamo, schiavo, trasportato dall'Africa nel Giappone feudale, l'ambientazione sembra essere quella del Giappone feudale, poi liberato dal suo padrone, è diventato samurai al soldo di, appunto, del suo padrone. Quindi sembra ancora una volta che Ubisoft cerchi, come al solito, di fare quel gancio, quel piccolo fil rouge tra una realtà che è esistita, ricordiamo, insomma, tutti i personaggi che si sono susseguiti all'interno di Assassin's Creed, che avevano quel fondo di realtà, fra mille virgolette, unito ovviamente alla fantasia totale, e sembra che voglia inseguire anche questo elemento, con in più la protagonista femminile. Anche qui, se saremo di fronte a un'idea di GTA, cioè puoi passare dall'uno all'altro più o meno... Beh, anche com'era? Sì, anche Syndicate, alla base bravissimo, cambiavi. Bravissimo, però Syndicate, se non ricordo male, era libero, cioè tu sceglievi con chi fare la missione liberamente, GTA ricordiamo che ha quel concetto dove ogni personaggio ha la sua
la sua trama, fra virgolette, quindi non puoi passare, esatto, non puoi passare liberamente. Vedremo qui come si andrà a finire, però è interessante il Giappone feudale, il doppio protagonista, il samurai africano. Poi così, l'afro samurai, no? Come il fumetto, cioè anche in Way of the Samurai c'è sempre il samurai nero, che è sempre un personaggio molto molto interessante. Comunque, insomma, c'è tanta roba per un Assassin's Creed che si è fatta attendere. A questo punto, probabilmente, come dicevo prima, allora, 15 maggio sappiamo alle 18 il reveal trailer. Ti senti di dire e dare per scontato che all'Ubisoft Forward di metà giugno, già confermato, vedremo il gioco? A questo punto sì, per forza di cose. Anche secondo me, adesso sarà proprio il teaserone. Balletto di Just Dance? Esatto. Inevitabile il balletto di Just Dance. E il gameplay di Assassin's Creed Shadows, a tutti gli effetti. Anch'io ci credo moltissimo. Alla fine non è neanche un mese di attesa fra una cosa e l'altro. Quindi ci per forza, stare. Io l'ho proprio per scontato. Il gioco grosso, ti senti anche dire che sarà il gioco grande dell'autunno, in generale, di questa più che generazione, di quest'anno, di questo 2024? No. Ah, mi piace così. Ci saranno altri giochi così grandi, a parte il Call of Duty? Sì. Mi piace, così ottimista. Ti è piaciuta questa cosa qua? Sì. Non te l'aspettavi? Secondo me sì. Anche perché Assassin's Creed è un peso, sta diventando anche lui un po' un peso medio, bisogna stare attenti. E secondo me sta diventando un po' un peso medio e quindi ci sono tanti altri titoli che possono competere. Mi piace questa cosa qui, il peso medio, perché dici che è un po', ha perso un po' valore nel tempo? Ha perso valore agli occhi del pubblico, ha perso anche un po' focus come serie. Mi piace questa cosa, sul fatto che abbia perso valore sono molto d'accordo con te, ma secondo me è complice anche il troppo tempo passato tra un capitolo grande e questo qui, cioè comunque l'hanno fatto troppo, l'hanno diluito troppo. Non lo so, secondo me è già precedente questa cosa. È già arrivato di fatigue, come si dice in inglese, cioè ci sta, mi piace questa cosa. Insomma, si devono giocare tanto in una società, ricordiamo Ubisoft ha scelto di fare questa deviazione forte con... Tagliamo più o meno tutto, concentriamoci su Assassin's Creed, con questa timeline di un Assassin's Creed all'anno, con X, insomma, queste differenze fra un Assassin's Creed e l'altro, si giocano tanto con questo Shadows, questo sono molto d'accordo con te, quindi staremo a vedere, tanto manca... Anche con grande curiosità, grandissima. Manca poco, quindi vi ricordo gli appuntamenti: 15 maggio, ore 18, il reveal trailer, sembra il 15 novembre la data di uscita, sicuramente all'Ubisoft Forward di metà giugno, ne sapremo sicuramente di più. Come al solito, se volete approfondire, avere maggiori dettagli, vi invito a vedere multiplayer.it, il sito, oppure chiaramente a guardare su YouTube, perché di Assassin's Creed, l'ex Codename Red, oggi Shadows, ne abbiamo già scritto veramente tanto nei passati mesi. Grazie Fra, e alla prossima. Ciao Pier, ciao.